Angelo, secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: "Qual è il primo di tutti i comandamenti?" Gesù rispose: "Il primo è: ascolta, Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima." Con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo, amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: Hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è l'unico, e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: Non sei lontano dal regno di Dio? E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. A volte mi chiedo. Qual è il significato di questi nostri incontri, questo flash di Vangelo? E mi sono interrogato anche per me che cosa comporta, che cos'è. E mi sono dato questa risposta: conoscere Gesù. Per amare Gesù, per seguire Gesù. Beh, noi abbiamo fatto un bel itinerario durante quest'anno. L'Evangelista Marco è stato formidabile nel darci anche tanti particolari che riguardano la vita di Gesù. E ora eh, io sono anche contento perché ho avuto il riscontro nelle messe do domenicali della domenica scorsa che tanti hanno fatto come Bartimeo, si sono slanciati verso Gesù, hanno lasciato da parte il loro mantello e le piccole elemosine che sono i piccoli attaccamenti di cui ci sembra di avere tanto bisogno, che siano tanto indispensabili, ma no, eh, il cieco di Gerico ha buttato via tutto ed è uscito dal suo, dalla sua nicchia, eh, dal suo posticino nel quale così si accontentava di ricevere gli spiccioli e magari, chissà, qualche sorriso da qualche passante, no. Si è lanciato con Gesù verso Gerusalemme, si sono impresse nel suo cuore e nella mente anche dei discepoli che gliele hanno riferite. Quelle tre parole: coraggio, alzati, chiama proprio te. E con Gesù entriamo allora in Gerusalemme. È la settimana santa, come diciamo noi, l'ultima settimana della vita di Gesù. E come se la passa Gesù quella settimana? Cosa succede quella settimana? Anzitutto vediamo che Gesù eh, viene festeggiato come il Messia eh, che viene. Eh, direi che il popolo è favorevole a Gesù. C'è chi lo ha conosciuto, c'è chi non lo conosce ma ne ha sentito parlare e ha saputo della sua tenerezza verso gli ammalati quelli che sono stati curati da lui. Tanti altri mh, no, non lo conoscono affatto e Gesù va al Tempio, il primo posto che va a visitare è il Tempio. Poi si fa tardi, dice l'Evangelista Marco, non è in questa pericope di oggi, ma sappiamo che eh, dice così, e Gesù scende a Betania, dove è ospite in quella famiglia a lui così cara. Marta, Maria, Lazzaro, e ci va con i discepoli e rimangono la notte. Un mattino presto Gesù ritorna nel cuore di Gerusalemme, che è il cuore dell'istituzione religiosa, e lì ritorna al Tempio e compie quell'azione che turbò Gerusalemme, inquietò i capi dell'istituzione religiosa israelitica e sconcerto un po' anche noi, sbaraccò i venditori che erano presso il tempio, quelli che portavano gli agnelli o le caprette per l'offerta sacrificale, quelli che scambiavano le monete, perché al tempio si volevano solo monete ebraiche, ma molti ormai si erano abituati ai romani, quindi eh, facevano uso anche di monete straniere, I capi del popolo, capiscono che il loro rapporto con Gesù adesso è una ricerca di trovare capi d'accusa. E allora ci sono in questa settimana almeno cinque eh, discussioni che loro intentano con Gesù per coglierlo in fallo. L'Evangelista è molto esplicito, ma la quinta di queste dispute è diversa dalle altre, perché è rivolta da una, uno scriba, forse appartiene anche al movimento farisaico, uno scriba che è rimasto impressionato dalla sapienza di Gesù. L'ultima disputa era quella sulla resurrezione, dove Gesù proclama la vita che non finisce, perché Dio è il Dio dei viventi, non si smentisce. Con il patto che ha fatto con il suo popolo. E questo piaceva sicuramente a questo scriba, che è anche fariseo, mentre invece i sadducei e altri non, 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 non credevano alla resurrezione dopo la morte. Ecco, e il fariseo allora comincia subito, lo scriba fariseo preciso. Comincia con una questione eh, che a noi può sembrare un po' oziosa. Maestro, qual è il primo dei comandamenti? Cioè qual è nella Torah il comandamento più importante dal quale discendono tutti gli altri? Dicevo, può sembrare una questione oziosa, ma è tutt'altro. Infatti la Torah era stata scomposta in 613 precetti. Alcuni erano eh, divieti, 365, gli altri invece erano, eh, erano comandi, cose che il pio israelita doveva fare. C'erano scuole diverse di pensiero, c'era la scuola che diceva... Il precetto più importante è non avere altri dei all'infuori dell'unico Dio, punto. Altri sottolineavano il precetto non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Buono sicuramente questo precetto, ma è molto negativo. Gesù risponde sorprendendo questo eh, maestro della legge. Come sempre del resto Gesù sorprende, perché non dice Qual è il primo, il secondo, questo, quell'altro, ma ti rimballo una questione fondamentale. Ascolta Israele, che era poi la preghiera che il più israelita diceva più volte al giorno, Shema Israel, ascolta Israele. L'ascolto sembra una cosa facile. L'apparato auditivo eh, scatta immediatamente appena sente un rumore, una parola, un canto, un suono, ma altra cosa è sentire, altra cosa è ascoltare. L'ascolto implica l'adesione completa, l'ascolto eh, dice anche empatia, cioè quello che tu mi stai dicendo penetra nel mio cuore e lo valuto e ti rispondo, allora ascolta Israele e poi c'è quel verbo amerai e Gesù mette in fila in che modo dovrai amare, poi ci dirà chi eh, dirà che devi amare anzitutto con tutto il tuo cuore, non è una questione di sentimentalismo, eh. Il cuore per la cultura semitica è la persona nella sua interezza. È bella anche l'enciclica uscita la settimana scorsa eh, nella quale il Santo Padre, in questa situazione mondiale nella quale ci troviamo, propone il ritorno al cuore, in questo senso, cioè mettere in gioco eh, tutta la nostra interiorità, perché dal cuore dipendono le nostre decisioni. Eh, dipende le nostre valutazioni con tutto il tuo cuore e poi con tutta la tua mente, cioè l'adesione a Dio non può essere soltanto frutto di una emozione eh, estemporanea, perché eh, devi andare alla conoscenza di Dio anche con tutto il tuo intelletto, con tutta la tua ragione. Perché non con il razionalismo fine a se stesso ovviamente, però occorre dare ragione della speranza che è in noi, così diceva anche Pietro ai destinatari della sua lettera, della sua prima lettera. E poi con tutte le tue forze, che eh, se l'avesse detto in ebraico Gesù avrebbe detto, con tutto il tuo molto perché tu hai delle doti e delle qualità, mettile in gioco quando ascolti l'altro. Ecco, comunque arriviamo a come dire in qualche modo al sodo, amare così Dio. Ecco, vedete la, la cosa sorprendente è che Gesù non è che disprezza la giurisprudenza religiosa ebraica antica per carità, però eh, la colloca nella giusta posizione, cioè nella interpersonalità. Osservare i precetti, mettere eh, cuore nei comandamenti va bene, ma bisogna che tu ti colga in relazione con Dio, che sia una risposta alla sua interpellanza d'amore. Lui ti ama immensamente. Voi capite allora anche un'altra questione, perché Gesù si scontra con i maestri del suo tempo. Anche con la, la, la sua azione un po' violenta al tempio, eh, Gesù ha dimostrato che con Dio non vale il do ud des, cioè non si compra la sua benevolenza, non devi in qualche modo eh, meritarti il premio eh, nel senso proprio del io ti do. E tu allora mi dai? Se non mi dai, vuol dire che tu non mi capisci, mi, anzi mi tradisci, mi deludi. No, tutto è grazia. Dio ti ama immensamente. Non devi fare delle cose strampalate per eh, avere i suoi benefici. Non lo devi placare. Questo era nella religione antica, la religione eh, pagana soprattutto, dove gli dèi andavano eh, trattati così. Bisognava accattivarsi la loro protezione. Ma non solo. Dio nell'Antico Testamento, ma poi Gesù eh, lo farà vedere coi fatti, Dio è un Dio geloso, <ride> che vuol dire che ti ama così tanto che non vuole che fra te e lui ci siano altri amori concorrenti. L'Evangelista Marco eh, bisogna leggere effettivamente con onestà, parla dei due comandamenti: amare Dio così, amare il tuo prossimo come te stesso. Ma guardate che già l'Evangelista Matteo supera questa apparente dicotomia, perché dice amare Dio e eh, nello stesso tempo amare il prossimo, li congiunge i due amori. Addirittura. Luca fa un unico precetto, un unico precetto, amare Dio e il prossimo, del resto così è la tradizione di tutto il Nuovo Testamento. Pensate alla prima lettera di Giovanni, come fai a amare Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi? Oppure Paolo quando dice che l'amore al prossimo è la sintesi di tutta la legge, ma sarebbero tante le citazioni in questo, eh, in questo senso. Concludo. Il fariseo, lo scriba fariseo che si complimenta con Gesù, ha fatto in breve tempo un cammino interiore, lo facessimo anche noi. E quattro passaggi, più o meno. Il primo passaggio va da Gesù con il cuore puro, cioè non è prevenuto, non va per fare una domanda per tirarlo in inganno. Il secondo passo che fa è... Cercare il di più, perché la coscienza non è soltanto quella che giudica se hai fatto bene o fatto male, ma la coscienza ti chiede di andare oltre. Terzo, è disponibile a mettere Dio al primo posto e il quarto passo è che ha capito che quando si mette Dio al primo posto, allora eh, ci si apre all'amore completo, totale. Conclusione. Questa settimana che fare, <ride> direi non si può fare altro che esercitarci nel, nell'amare e pensare che ogni persona, anche quella che è più antipatica, è candidata alla nostra amicizia. Eh, dentro di noi dircelo e poi eh, farci uno con quella persona. Fare per così dire un po' il vuoto, far tacere le voci dentro di noi che dicono: Ah, quello è fatto così, ma quello non conta niente, tanto non cambia. Farci uno con lui fino a sentire il suo problema un po' nostro e allora scatta anche il servizio, cioè un amore fattivo e concreto. Ciao, buona settimana.